La Calabria dell'extravergine si è fatta conoscere ad Olio Capitale, la rassegna nazionale e internazionale tenutasi a Trieste. La Calabria, grazie all'assessorato regionale all'agricoltura, guidato da Gianluca Gallo, si è fatta notare attraverso la partecipazione di decine di aziende olivicole che per 3 giorni hanno fatto degustare a migliaia di visitatori l'oro verde. Nello stand anche la possibilità per decine di buyer di conoscere da vicino le produzioni regionali. Non sono mancati alcuni show cooking nel corso dei quali gli chef hanno utilizzato proprio i prodotti bio calabresi. Bilancio positivo dunque per una regione che anche attraverso questa attività fieristica si vuol far conoscere ed apprezzare ben oltre i confini nazionali. Bisogna puntare sulla qualità, io credo che i produttori abbiano fatto già un grosso sforzo sulla qualità. Qual è secondo me il problema? Noi dobbiamo andare sempre di più a fare delle operazioni di conoscenza della qualità. Quando però le persone assaggiano l'olio calabrese, dicono che è un olio praticamente buono, particolare, al pari diciamo di altri oli che vengono considerati più blasonati. Quindi dobbiamo far entrare nell'immaginario collettivo che la Calabria produce olio di qualità. Tra i tanti stand presenti in fiera, anche quello del Consorzio di Tutela e Valorizzazione, Olio IGP di Calabria. Stiamo parlando innanzitutto di un prodotto di alta qualità, perché la IGP, il marchio IGP, garantisce al consumatore la produzione di quel determinato territorio con determinate caratteristiche salutistiche e organolettiche che devono rispondere a tutti i parametri indicati dalla comunità europea e che vengono controllati da un ente certificatore che va in azienda sin dall'inizio della produzione fino all'imbottigliamento. Quindi è un prodotto seguito dalla nascita fino a quella che è la sua età adulta.